Il lavoro che ho svolto nell'ultimo anno riguarda l'analisi di immagini di tessuti, nello specifico lo studio di tecniche per l'estrazione delle caratteristiche tipiche delle tessiture, utilizzando anche reti neurali, con l'obiettivo di effettuare catalogazioni, ricerche e filtraggi con una migliore efficacia rispetto alle soluzioni disponibili. La descrizione visiva che chiunque può dare di queste due immagini sarà sicuramente particolareggiata e permette quindi di evidenziarne le differenze. Tuttavia, l'attuale stato dell'arte si limita a riconoscere la macroclassa di Pallini. Questa mancanza di informazioni non permette di effettuare analisi in modo efficace per un'azienda che deve gestire migliaia di tessuti. Lavorando quindi in un team, abbiamo prodotto un nuovo dataset sintetico di tessiture, composto da 30.000 immagini e con un totale di 3 milioni di texture, cioè texture element, ciascun elemento base che caratterizza il tessuto, ovvero il pallino, la banda, il quadrato e così via. Per ogni immagine si è prodotta la relativa maschera di detection che identifica i vari texel. Quindi questo dataset è stato usato per addestrare una rete neurale che effettua la detection dei texel. Questa rete, da noi chiamata Texelat, Texture Element Attribute, ha permesso di pubblicare tre articoli, di cui due in conferenza. La rete riesce a identificare gli elementi caratterizzanti in modo più efficace rispetto alle attuali soluzioni dello stato dell'arte. Con un successivo procedimento di clustering è utilizzabile anche per raggruppare elementi simili in immagini generiche, non necessariamente tessuti. Ad esempio, è possibile suddividere i campi verdi da quelli più secchi, e le anatre dal petto scuro e quelle dal petto chiaro, o le cellette di un alveare. Le informazioni che si possono ottenere da un tessuto hanno ora un maggiore livello di dettaglio. Analizziamo l'aspetto dei singoli elementi in numero, forma, classe, colori e dalla segmentazione otteniamo le orientazioni principali, area, perimetro, indici di curvatura, molti altri parametri. Riconosciamo anche se il layout dei texel forma una griglia e ne calcoliamo le caratteristiche topografiche e molti, molti altri, informazioni. Ho implementato una rete che classifica il tessuto in tre tipologie, bande, scacchiere o elementi separati. Con un'analisi di Fourier, stimo le orientazioni della trama del tessuto e infine produciamo un'analisi delle tinte presenti nell'immagine, con percentuali di copertura e codice colore Pantone di ciascun colore significativo rilevato. Tutte queste informazioni vanno a formare un unico descrittore che rende molto più informativa e quindi efficace l'analisi di una tessitura. Grazie.